Sì, buonasera a tutti. Sì, hai ragione. Credo ci sono state tante buone cose da parte nostra. Sono d'accordo con Ischia, sono d'accordo con qualche rimessa laterale. Purtroppo quelle sono oro per noi. Abbiamo bisogno di fare il migliore con ognuno che noi abbiamo avuto. Spesso le squadre gallesi non ti do tanto di quelli e dovremmo sfruttare meglio di quello. Ci sono stato purtroppo poco tempo per inserire tutto contro un avversario in questi 10 giorni, la cosa che abbiamo cercato di cambiare e aggiungere, abbiamo aggiungiato. Per me ovviamente sì, sono d'accordo, magari noi potevamo calciare diverso o meglio, se vuoi mettere così. Poi soprattutto per me il punto d'incontro abbiamo perso la palla troppo spesso. Questo per me era delusione oggi. Siamo andati oltre la linea rimessa laterale 3 volte e abbiamo perso la palla 3 volte al punto d'incontro e 6 volte che noi avevamo la palla che abbiamo dato praticamente indietro. Con uno o due calci che non era così preciso, alla fine dovremmo placare molto di più, abbiamo pensato, o dovremmo. E questo penso i prima punti loro hanno segnato, tutti praticamente in primo tempo, era dal nostro errore, che purtroppo fa parte del gioco, ma non, lo so, non è il posto in un test match di fare scusa per ricominciare, ma purtroppo abbiamo ricominciato. Ci sono qualche lezione che non potevamo spiegarsi prima. Oggi dovrebbe andare contro una delle migliori squadre in questa competizione, se non la migliore squadra in questa competizione. E da lì per me, sì, ci sono tante per noi per andare a lavorare e sono veramente eccitato. Non vedo lunedì per ripartire perché ci sono anche adesso video e tutte quelle cose per far capire ai ragazzi un po' di più. Ma devo dire, abbiamo giocato contro una squadra che ha veramente meritato, erano meglio di noi oggi. Hanno giocato molto preciso in loro esecuzione. Wayne Pivac ha fatto un bel lavoro per tenere la continuità degli ultimi 12 anni. I giocatori che sono stati fuori dal punto di vista gallese oggi era praticamente così esperti in gestire la situazione che è veramente superiore alla nostra capacità oggi. Io ho detto anche ai ragazzi, dopo la partita, ho detto guarda, meglio noi capito oggi contro il miglior in questo gioco come si fa o cosa abbiamo bisogno di fare dal punto di vista esecuzione. Purtroppo è una lezione cara, ma ci sono tanti positivi da portare per noi in avanti. No, sai, tu guardi bene la situazione che abbiamo creato, quanto spazio abbiamo creato per le ali, non solo ci sono state tante buone azioni, movimenti in attacco, la volontà di spostare la palla. Adesso i ragazzi che noi abbiamo, io credo questo è il modo per rompere la difesa da queste squadre in 6 Nazioni in tutto il mondo e di essere un poco più imprevedibile. E noi abbiamo fatto quello, abbiamo cominciato a spostare, cioè in mente dei ragazzi già hanno capito questo è il nostro futuro, questo passo che dobbiamo fare avanti, ma come ho detto prima, se noi purtroppo avevamo così poco tempo insieme, non potevamo creare tutta la situazione, è la prima volta che noi abbiamo giocato insieme. Ormai sotto Pivac i gallesi hanno già giocato una partita contro i Barbarians, tutta la prima volta, le cose per la prima volta sono stati spostati e poi ovviamente noi abbiamo un diverso motivo adesso per Aquinitale e sono concordati e cerchiamo di prendere questa strada, ma dobbiamo cominciare a un punto e stasera era quello. Ma la squadra ha lavorato davvero duro, fisicamente siamo stati prestanti in campo, come diceva Franca abbiamo difeso tanto, quindi qualcosa abbiamo concesso, ma la squadra ha risposto in maniera
positiva. I due giovani, Nicolò e Danilo, hanno fatto una partita di davvero sostanza, si sono messi davvero in mostra. E per quanto riguarda la mischia ordinata, sì, siamo abbastanza contenti. Abbiamo concesso un calcio punizione forse di troppo nel primo tempo. Comunque le fasi statiche sono state positive. Nel primo tempo, a ridosso di fine del primo tempo, abbiamo cercato di muovere il pallone davanti. Fu stata una scelta un po' azzardata, potevamo trovare una soluzione differente, però da qua ripartiamo e abbiamo una settimana davanti per rivedere ciò che è stato. No, in generale, cioè a fine del primo tempo, sì. Quando poi dopo ci ha concesso il turnover nei confronti della squadra avversaria. Abbiamo una settimana in più adesso su cui lavorare, è una partita vera, finalmente insieme, da analizzare. Ora noi dobbiamo capire le ultime anni dove io sono stato anche coinvolto in rugby in Italia, non abbiamo sempre vinto così bene. Io penso ci sono sotto un lavoro che sono veramente fatto bene dalla federazione, crescono questi giocatori, questi ragazzi che adesso sicuramente quando crescono diventa veramente interessante dal punto di vista 22, 23 in quella direzione, ma dobbiamo capire, oggi stasera non abbiamo giocato contro ragazze, abbiamo giocato contro una squadra ben formata, piena di caps, con giocatori che hanno giocato nella semifinale della Coppa del Mondo un paio di mesi fa. Così il livello test match non è dove noi possiamo inserire giovani e far crescere. Purtroppo solo per adattare il modo noi vogliamo giocare, vogliamo portare la bandiera in Italia verso in avanti, possiamo magari adattare, ma di inserire questi giovani sarebbe un processo che io sono molto d'accordo. Ovviamente nei prossimi 4 anni deve succedere questo, e io non sono d'accordo con il lavoro. Anche ieri sera in modo loro hanno giocato ottimo, c'è una ben conoscenza del gioco, allenatori hanno fatto un gran lavoro insieme con tutto il movimento in società. Questo gruppo di giocatori e questi gruppi porta a noi tanto piacere, perché sappiamo c'è qualcosa che viene. Per adesso abbiamo questa 6 nazioni per ritrovare un attimo gli appoggi, perché c'era un po' di cambiamenti dal punto di vista i pensieri, come dobbiamo andare avanti per essere competitive, sustainable, come si dice, sostenibile, perché siamo tutti stufi di vedere squadre che vince ogni tanto e gioca bene quello e quell'altro. Noi cerchiamo di adesso costruire una base che aiuterà l'Italia di essere sempre competitivo. E in 10 giorni ho visto qui una volontà, una grinta con gli under-20, che giustamente dice, con lavoro sostenuto da quello, che nei prossimi 4 anni possa dare tanta soddisfazione. Adesso purtroppo dobbiamo seguire un processo di cambiamento che sarà in questi prossimi anni. Oh, look, this is easy. If you play this game, there's ups and downs. You know, there's two ways of looking at a disappointment. One, negative, and it's the end of the world. Or you use that in your favor. And I feel there is change in Italy coming, the way we want to play, the way we see the future. And unfortunately, where do you start that change? And tonight, I think if you go and look at the game again, you'll see that it was errors from our side. It wasn't lack of commitment, it wasn't a lack of ability, it was errors that forced us into defending too much and then chasing a lead of 14 and later on 21 points that forced us out of our system. I think with a little bit of scoreboard pressure, things could have been different and will be different. Therefore, there's a lot of execution work necessary at this stage in our game, and therefore, I just said before, really excited to get going on Monday. We didn't have a game like Wayne, maybe to play the Barbarians. We don't have the same continuity that maybe the Welsh has had from the World Cup. So there's still a lot of positives to take out of it. I think physically we made a step up. We spoke about being more physical, and there was definitely a lot of good physical presence tonight.
again, I think our errors let us down, and that's something we can correct. Look, they're a top side. I mean, it's a pity that we had to have our first start in this way against them. But then again, I'd rather lose against the best the way we did than maybe just lose against another team that is not in the same format this team is. I think Wales Rugby can be really proud of the this group of men that they've got here. There's obviously a very special bond and a very special character if you look at them, that the Welsh sides are not performing that well at this stage in Pro 14, but they knit together very quickly and they obviously believe in a big dream. And I think really the Welsh supporters and the people supporting these guys can be really proud of it. Go and look at the win, at what time we got the opportunity to kick, we were already down for 21 points. So the first penalty for us at goal came when we were 21 points down. So for us at that stage, we could decide, we take the three and we end up losing 42-3, or we take that, we try and instill a character building process of which we fight to see if we can't get that point scored. That is something that we will have to do for Italian side to stay competitive and be competitive in this competition. We have to learn how to handle those situations better, and there's only one way, and that's on the field. I disagree, absolutely. I think I can understand that there's questions around it. I mean, it makes sense, but I still believe that what I know from Italian rugby and what I think is coming. We just heard about the results from the 20s this year and just last night and the years before. There's a good group of people coming through. Obviously, Italy in the last 10 years, well, let's say in the last 6 years, had to make certain changes in the way they recruit, the way they go about their business. But I think those platforms are there. I wouldn't have accepted this role and responsibility if I didn't believe that Italian rugby can really make a step up, and they will. I mean, I was in the changing room tonight. The result is not a reflection of the quality of the side. Sicuramente abbiamo cercato di creare, abbiamo il nostro gioco, e ci siamo fatti sorprendere nei punti d'incontro, non siamo stati decisivi come dovevamo e quindi non abbiamo avuto i palloni veloci che volevamo. Sì, l'atmosfera qua è incredibile, ovviamente sono contento di essere tornato, ma non era il risultato che ci aspettavamo, quindi un po' di amarezza anche in questo ritorno. E siamo sicuri del nostro gioco, quindi vogliamo continuare sulla strada che abbiamo iniziato e dobbiamo avere fiducia e sistemare i punti che sono andati male. Sì, è stata sicuramente una partita che ci è un po' scivolata dalle mani, e purtroppo andiamo a casa con altri 40 punti, sicuramente c'è un grosso rammarico. E vogliamo rifarci, è scontata questa cosa, però con Franco stiamo lavorando veramente duro e secondo me oggi ci meritavamo qualcosina in più. Siamo riusciti a creare delle occasioni e poi su una continua costruzione delle fasi ci è capitato calcio di punizione col tenuto, un errore di handling. Sono i soliti errori, però che ci costano sempre caro, quindi dobbiamo alzare un po' l'asticella a tutti, come succede nei club, nelle franchigie, e dobbiamo cercare di riportarlo qua e non alla prima difficoltà spegnerci. Ecco. Ci sono grosse cose positive, ma anche negative, è inutile negarlo, quindi nuovamente scontata la risposta che cercheremo di tenere quelle positive. Però dobbiamo prenderci le responsabilità ognuno, guardarci in faccia e cercare di, ripeto, alzare l'asticella.